La qualità della vita, credetemi, è 10 volte superiore a quella di Milano. Ha scoperto delle cose del sud, delle persone del sud, lei insomma, è un grande imprenditore. Ma tutto il sud ha una qualità della vita più alta. Ma come mai, Presidente Zamparini, milioni di meridionali a venire al nord a cercare, diciamo, la vita del nord, il lavoro del nord, eccetera, eccetera? Io sono siciliano e sono fuggito dalla Sicilia. Lunga storia. Sì, però sei fuggito dalla Sicilia per trovare il lavoro. E se ci fosse il lavoro in Sicilia, se tu dovessi passare i tuoi giorni che non lavorerai più, penso che li vorresti passare in un posto meraviglioso come la Sicilia. E anch'io, io sono friulano e io non andrei mai in Sicilia a vivere, perché sono friulano, sono attaccato alla mia terra. Mi fa specie che tu da siciliano preferisca stare in una città come Torino, e non in Sicilia. Veramente non ti capisco. Ma sta sempre a Fregene. È facilissimo da capire. A Roma o a Milano o a Torino o in altre città. Sa, io quando sono andato a Parigi da ragazzo ho detto era qui che dovevo nascere, altro che il mare siciliano. Ma ingrato, non si dice così. Non si dice così perché si dicono un sacco di fesserie. Ma non è vero, non è giusto. Perché si dicono un sacco di fesserie. Io sono scappato dalla siciliana, dei ragazzi che decidono di restare. Non è giusto. Le fesserie le sta dicendo lei, non dia del fesso a chi non è contento di quello che dice, Le fesserie le sta dicendo lei. Io non ho detto che lei dice delle fesserie, le ho detto che non condivido i suoi gusti. E mi permetta che uno che non condivide i suoi gusti non sia un fesso. Ma ci lei no, mi sembra che stia percorrendo un binario sbagliato. No, ma ce l'aveva con la barra. Presidente, ce l'aveva. Mi perdoni, la triangolazione. Non ho assolutamente detto. Non ho assolutamente, non mi riferi. Pierluigi, permetti che caso personale risponda. Lei ha totalmente frainteso Zamparini. Minimamente pensavo a lei quando dicevo le fesserie. Pensavo a me? Le fesserie è la retorica meridionalista, il sole, i fichi d'India, gli alberi. Io quella retorica la detesto. Quindi lei non io sono friulano. Nulla. Sì. Ecco, io sono friulano, per cui il suo discorso non lo capisco da nordista vero, perché sono nato in Friuli e noi abbiamo sangue più nord, russo, austriaco, abbiamo mescolati tutti i sangue perché dal Friuli tutte le invasioni passavano, ma mi creda, quello che lei sta dicendo del sud e della Sicilia è per me veramente una sorpresa. Io che sono andato in Sicilia non condivido determinate cose, ma non solo la Sicilia. Io vedo certe culture anche in Nord Africa, anche in Arabia, anche d'altra parte, superiore al degrado che abbiamo noi in Italia in questo momento. Io non so come sia contento di vivere lei in questo momento qui a Torino, a Milano, con milioni di disoccupati in questo paese che è in crisi. Adesso sta facendo della retorica, Presidente. Sta facendo della retorica non degna di un uomo intelligente come lei. Storia. I milioni di disoccupati non sono retorica, sono storia. Io non sta faccio facendo retorica, della retorica storia. Del tutto inutile. I milioni di disoccupati non è che lei li rimette in gioco a partire dai fichi d'India. Mi scusi. Vabbè ragazzi, io posso dire una cosa. Scusate, ma nessuno ha parlato dei fichi d'India, si parla di qualità della vita che è una cosa molto diversa. Bravo, della Sicilia o che si parli del sud Italia è un discorso di qualità, non dobbiamo banalizzarlo al fico d'India, perché sennò così ci tratta tutti. Ma no, le posizioni sono chiarissime, il sud Italia è meraviglioso.